No, figo, sono troppo in depressione, non penso che riuscirò a passare la notte. Figo, appena me l'ha detto, non ti nego che ho pensato anche al suicidio. Appena te l'ha detto cosa e appena te l'ha detto chi? Che cazzo sta facendo Jack Sparrow lì per terra? Figa, sta avendo l'allucinazione, appena fumato l'erba di Ponzio Pilato ed è diventato scemo. Lui è sempre scemo, Frank, per carità, ce ne andiamo da sto buco di fondo. No, figo, Jack, dobbiamo fare qualcosa per riprenderci la roba. Dio santo, che pazienza. Comunque, bella ragazzi, sono Flayne e bentornati. Siamo qui oggi su GTA 5 per fare una sorta di esperimento che non è principalmente vedere quanto, ripeto, possa durare la vita di Franklin, in questo caso di Jack Sparrow, che mi pare... Che cazzo si è acceso lì sotto, porca miseria? Oh, figa, ma che cazzo di roba di Ponzio Pilato, brucia veramente un sacco. Ok, raga, ma prima di cominciare, visto che prevedo che anche questo video finirà malissimo, vi lasciamo un bel pollicione in su. Per ogni like avremo una possibilità in più che Jack Sparrow muoia. E commentatemi qua sotto con scritto... Jack Sparrow, cioè penso sia il commento migliore. Franklin, dove stai andando, tra l'altro? Ma figo, c'ho figlio di mignota che passeggia sempre qua sotto, voglio ucciderlo. E per quale motivo, Frank? Io devo fare l'esperimento, non devo assassinare gente a caso. Perché stai entrando in questa casa di tossici? Figa, cosa numero uno, perché gli tenderò un'imboscata sul tetto. Cosa numero due, guardavo se c'era un po' di droga. Frank, la pianti di fare il pezzente, esci da sto buco, per favore. Allora, l'esperimento che faremo quest'oggi è: possiamo uccidere Michael prima che venga introdotto? Perché, ragazzi, se vi ricordate, all'inizio del gioco c'è l'incontro casuale tra Franklin e Michael. Noi cercheremo di ucciderlo proprio in quell'istante. Frank, chi stai aspettando? Figa, quel tipo qua sotto, faccio in fretta. Faccio in fretta a fare che, Frank? Non ucciderlo, tieni giù con la pistola, mettila via. Adesso, no, metti via l'arma, Frank, non uccidere quell'uomo. Frank, mettila giù, buon uomo, vada via. Che due maroni, io non ce la farò mai a iniziare un video in modo normale. Frank, scappa via, prendi una macchina prima possibile, vattene, che qua se non ti ammazzo io ci pensa il cane. Oh, comunque non passa nessuno, cosa c'è? Una tornado? Una tornado va benissimo. Buona donna, buon uomo, quello che hai, per favore. Frank, c'hai la mira ad uno strabico, porca vacca. No, cioè, tra tutti i veicoli, non vedermi giù con un BF Surfer, tutti i veicoli ma non questo. Ok, monta sopra. Facciamo che cambio macchina, quella là in fondo. Lei è meglio di un BF Surfer, direi proprio di sì. Per favore, mi faccia... No, cos'è un Emperor? È un No, per carità, stagli lontano. Questo non voglio vedere manco morto. Lasciamo perdere. No, è tutto suo, buon uomo. Se la tenga, mi sta sparando. Non la voglio. Non sto capendo se mi stia sparando perché vuole che io prenda l'Emperor o se mi stia sparando perché non vuole che io la prenda. No, figo, comunque è successo un casino. Sono troppo depresso. Frank, ma hai rotto il cazzo con questa storia? Cosa è successo in pratica? Io devo andare da Michael. Ma figo, in pratica l'ho sequestrato la roba di Jack Sparrow. Quella che ha preso dallo Zimbabwe. Quella che aspettavo da tanto tempo. Frank, meglio così. Vuol dire che camperai qualche anno in più. Non sei contento? No, figo, sono troppo depresso. L'unica cosa che mi può veramente tirare sul morale è quello che sto per andare a fare adesso. E cosa sarebbe, Franklin? Porca puttana, c'è il morbo di Michael Jackson. Cos'è che devi andare a fare adesso? Ti sgancio lì, vado a fare il mio esperimento e nessuno mi rompe le palle. Cioè, tu non mi rompi le palle. Ma figa, in pratica un appuntamento con un operaio del porcaro per rimodellare delle salsicce. Frank, tra l'altro, il porcaro è già venuto a sapere che gli hai persi i maiali. Cioè, che glieli ha rubati Jack Sparrow, più precisamente. Eh no, figo, lui è ancora in rabbia. Allora, Frank, ti do un'idea. Potresti, magari, non lo so, provare a recuperarli così non ti uccide. Poi fai tu, Adesso io ti lascio qua, vado a fare la missione che, insomma, penso sia meglio. Come detto prima, appunto, il primo incontro tra Michael e Franklin inizia proprio nella prima missione. Cioè non proprio nella prima, nella seconda. Ovvero Franklin e Lamar. Che poi questa cosa l'avevo scoperta qualche tempo dopo aver finito il gioco, perché mi si era skippato per sbaglio sto video, insomma sta introduzione, e mi ero ritrovato direttamente con Franklin e Lamar già davanti, pronti a rubare la macchina. Mentre alla fine appunto del discorso, con questo strizzacervelli, noi potremmo vedere Michael che inizia a passeggiare sulla spiaggia. Appena finito di fare tutto sto giro, dovremmo trovarlo appunto qua. Esatto, qui abbiamo Michael. E qua c'è il primo incontro tra Michael e Franklin. Adesso lui si mette a sedere e dietro appunto gli passano i due malviventi. Franklin, per favore, fai il bravo. Figo, sai che ieri una puttana mi ha morso il c***o. Grazie, Franklin, molto gentile. Ok, qua appunto la marchia di informazioni. Però essendo un filmato noi non possiamo avere contatto con lui. Quindi cosa farò? Una volta scavalcato il cancelletto con le mod, torneremo indietro e vedremo di incontrare Michael. Nel caso non dovesse esserci, ho qualche altra idea. Ma figo, la situazione è seria. Jack Sparrow gli hanno rubato tutta la droga. Frank, la pianti con ste minchiate. Devo andare avanti con la missione, per favore. Dai, figo, non mi far bestemmiare, che solo pensarci mi viene la rabbia. Porco di ho aspettato per 3 giorni. Basta, maledizione. Se c'è un modo per farmi bloccare il video, appunto, Franklin, posso utilizzare un altro personaggio. Da domani inizio con Michael. Cioè, sarebbe veramente bellissimo. Ok, questa è la casa. La Marva avanti, ma noi invece andremo indietro. Voglio vedere se è possibile saltare questa sorta di muretto, cancelletto, quello lì, insomma, senza utilizzare le mod. Per vedere se è possibile far avvenire questo incontro anche senza aiuti esterni. Michael, c'è ancora là in cima? Non mi pare ci sia. Cioè, la macchina mi sembra vuota. Qua non posso saltare. C'è come un muro invisibile. Se vado tipo qua sopra e mi butto di sotto, riesco a scavalcare. Ok, avevo dimenticato il super salto, peccato. Va bene lo stesso. Buona donna, stia attenta che c'è la gente brutta in giro.
santo Dio che botta. Frank, c'era bisogno di menarla, porca miseria. Figa, devo smaltire la rabbia per la droga di Jack Sparrow. Comunque, finito il filmato di Michael, non c'è più traccia. Lui sopra la banchina non c'è. Dai, cane, stai buono, Frank. Scusati col cane. Dai, ho finito, dopo ti compro un rosso. Tanto meno là in fondo potrei attivare lo spawner. Frank, la smetti di picchiare della gente. Stavo dicendo, potrei attivare lo spawner e vedere se appunto magari sei incamminato là in fondo. Ok, la missione è fallita, mi sono allontanato troppo dalla Mar. Dico bene, esatto, hai abbandonato la Mar. Anzi, raga, mi è venuta un'idea per ucciderlo. Quindi facciamo una roba, togliamo di mezzo la Mar, così ci fa fallire ancora una volta la missione. Ritorniamo il Franklin vecchio che appunto era in budellare le salsicce. Dopodiché facciamo ripartire la missione, quindi mi devo risorbire tutto il video di Michael dal coso. Però sicuramente una cosa è certa, meglio filmati con Michael che quelli con Franklin, anche perché non mi fanno bloccare il video, non mi fanno venire le cose brutte. Questo tra l'altro sembra un incrocio tra Don Pagnotta e il fattone poeta, quello da cui va Franklin. Il modo per uccidere Michael che volevo provare era quello appunto attivando la modalità massacro. E cosa sarebbe la modalità massacro? In pratica è una modalità che se io attivo uccide tutti. In questo modo ho visto uno sbattere contro un lampione. Franklin continua a parlare con l'uomo invisibile, con la Mar che... sono rinati, erano morti. Cioè erano spariti, scomparsi, morti. Allora, è riapparso ancora. Michael è morto, raga, l'avete visto volare via, si era rotto il collo, porca miseria. Allora, adesso era riapparso ed essere morto, sta volando là in fondo. Allora, stanno succedendo delle cose strane che non sto capendo, però teoricamente io Michael l'avrei ucciso. C'è un lago di sangue e di acqua e di acqua e di sangue. La Mar è rinato a caso. Michael è scomparso del tutto dopo l'ultimo massacro. Ma adesso io, se dovessi iniziare la missione, in teoria dovrei fallirla, perché la mod, insomma la mod massacro, ha distrutto le due macchine. Dico bene? Fatemi dare un'occhiata. Esatto, la missione è fallita perché una delle auto si è danneggiata, ok. No, figo, Dio benedica le salsicce. Dai, Frank, stai zitto, porca miseria, tutte le volte. Cosa voglio provare a fare stavolta? Raga, cercherò di portare un modello qua in fondo. In questo modo, una volta startata la missione, io dovrei essere Franklin nel filmato. Ma se io diventassi una persona esterna, che aggiungerò appunto al database, io in teoria potrei stare fuori e avere un contatto con Michael, con un altro personaggio, e quindi potrei ucciderlo. Non lo so, però farò una roba del genere. Quando ci sarà il filmato, diventerò questo e dovrei diventare così, vedendo Franklin, Michael e la Mar. In teoria, in pratica non lo so. Torniamo Franklin, dopodiché facciamo partire questa missione. E il modello, essendo nel database, dovremo vederlo anche nel filmato. Adesso Michael sclera come al solito. Ci siamo, il tipo non si vede, dovrebbe essere forse più avanti. Non mi ricordo in che punto. Qua c'è il solito ubriacone. C'è il poliziotto sclerato che mi ricorda qualcuno, non mi ricordo il nome. Perfetto, lì a sinistra. Lo abbiamo il modello, vedete che è nel filmato. Ok, adesso entriamo nel database, diventiamo quest'uomo e dovrei sganciarmi da Franklin, dico bene? Ok. Ok, il filmato va comunque avanti e non mi attiva neanche lo spawner. Ma se attivassi la modalità massacro, fallirei questa missione perché Franklin dovrebbe essere... cioè no, in teoria no, perché sono ancora il tipo, però Franklin dovrebbe morire adesso. Cioè prima non moriva perché ero io, però in questo modo... ho visto Michael accoppiarsi con la panchina in un modo decisamente strano. La Mar sta volando via. Ok, sono tutti invisibili adesso, non mi fa vedere neanche la Mar, neanche Michael, diventando un'altra persona non me li fa più spawnare. Adesso la Mar, a caso, Franklin però è ancora là per terra morto e la Mar parla col muro. Ok, Michael c'è di nuovo, è morto solo Franklin. Allora non sto capendo un cavolo, Franklin è morto, la Mar parla col muro, Michael è morto, cioè è morto, adesso è vivo, però prima era morto. E finito sto filmato dovrei diventare il tipo, dico bene? Esatto. Ok, non mi fa, cioè mi fa come se fossi Franklin. Qua c'è il sangue di Michael sulla panchina però, e qua c'è Franklin decisamente messo male. Ho visto peggio comunque con della roba di Jack Sparrow, devo dire la verità. Michael scompare completamente. Potrei provare a fare una roba. Potrei provare a salvare il modello per vedere come sono le impostazioni di Michael, perché posso farlo. Intanto io con lui non posso fare la missione, dico bene. Vai di là, non posso avere interazione con l'amaro, forse sì. Non lo so, vediamo. Sì, mi fa continuare la missione anche se non sono Franklin. Non ha molto senso sta roba. Se mi allontano mi dà missione fallita oppure no. Quindi intanto abbiamo sempre Franklin messo decisamente male. Michael, cioè il corpo non si vede. Quello di Franklin rimane ma quello di Michael proprio non si vede. 0 di 0. Ma soprattutto le macchine non sarebbero dovute essere distrutte, e invece in questo caso sono intatte. Ma se uccidessi la Mar mi darebbe missione fallita oppure no. Attiviamo, spero non mi crashi niente. Ha avuto un problema, si è bloccato il gioco. Era la cosa che si blocca sempre. Porca puttana schifosa, con calma però, eh. Allora, la Mar è sparito e probabilmente è anche morto. Uccidiamoci, ripetiamo sta missione. Dopodiché cercherò di salvare il modello di Michael. In che modo? Aggiungendo anche lui il database, così potremo vedere com'è il modello di Michael, se ha qualche collisione attivata o qualcosa del genere. E comunque per ucciderlo l'abbiamo ucciso, e su questo non ci piove. Signor poliziotto, con tutte le volte che mi è sclerato in questo video, Jack Sparrow avrebbe tirato già almeno 20 bestemmie. Allora, ci siamo, qua abbiamo Michael. Adesso cercheremo di salvare tutta la zona a raggio ristretto, in modo da avere il suo modello salvato nel database. Adesso io proverò a caricare questa roba, diciamo questa sorta di database, e vedrò se è possibile vederlo qua. In teoria sì.
Ho visto apparire un altro Franklin. Il Michael originale, ancora a sedere, ma quell'altro lo abbiamo. È invincibile. Adesso provo a mettere la vita a zero. Vediamo un attimo se gli cambia qualcosa, se muore, se mi dà qualche roba strana. Non ha collisione, è privo di collisione quel Michael. E scompare, insomma, il modello viene eliminato una volta terminata questa missione. Non posso avere interazione con il suo modello, posso averlo unicamente con quello clonato. Questo ci fa capire che in ogni caso non potremmo avere, diciamo, un contatto, anche nel caso non potremmo ucciderlo, nel caso lo trovassimo sopra la panchina. Io comunque l'ho ucciso, con la modalità massacro l'ho ucciso, quindi su questo non ci piove. Dai, figa, mi hai rotto anche il programma, io aspettavo di imbudellare in quella salsiccia da stamattina. Dai, Frank, per carità, non ti ci mettere anche tu a farmi diventare matto. Sei bloccato il gioco, smettila di accoppiarti con i cassonetti, per favore. Direi possa essere tutto per questo esperimento, io comunque Michael l'ho ucciso, quindi prima della sua introduzione possiamo ucciderlo. Quindi ora, se abbiamo finito, vado a imbudellare quelle c***o di salsicce, perché non ce la faccio più ad aspettare. Frank, ma tu devi sempre rompere le palle.